si narra, ma non affidatevi troppo ai vostri ricordi, che io da giovane, 25 anni fa, utilizzassi già il primo modello di Nimbus, anzi di gel Nimbus, ma qualunque sia la verità, la cosa importante è sapere che il 25esimo modello ha qualcosa di unico nonostante la versione teaser fosse di colore bianco. Ad ogni modo, nei prossimi 10 minuti vi racconto a chi sono adatte, in quali condizioni usarle, quali sono le 10 cose che mi sono piaciute, le 3 cose che invece avrei sicuramente cambiato e soprattutto le 3 cose che ho toppato nel video della scarpa bianca. Nessuno è perfetto, nonostante comunque io cerchi di curare al meglio questi video. Vi spiego anche in che cosa si differenziano rispetto al modello 24, ma banalmente vi potrei dire che è una scarpa davvero completamente diversa e di conseguenza forse non so nemmeno se vi interessa. Ho raccontato qualche giorno fa il mio rapporto con tutti i marchi e soprattutto quello che io definisco brand health, ossia lo stato di salute dei vari marchi. Nei giorni scorsi ho fatto un video sponsorizzato della scarpa bianca e questa è semplicemente una continuazione, ma voi vi chiederete: ma se hai davvero bisogno di una nuova scarpa? D'altro canto, questo è il frutto di tutte le mie esperienze, dei 72.000 km di corse che ho fatto in questi anni, e per questo sto dicendo che sono comunque vecchio, ma senza ulteriore indugio partiamo e raccontiamo quali sono le specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 290 grammi, non di 280 come invece avevo indicato, drop 8, non 10, 41,5 mm nel tallone, 33,5 mm nell'avampiede, se si considera ovviamente soltanto la parte relativa all'intersuola, invece stiamo parlando di 30-22, così come piace al puntualizzatore. Ci sono una miriade di innovazioni presenti in questa scarpa. La prima che ho amato è sicuramente la quantità copiosa di intersuola presente non soltanto nel tallone ma anche nell'avampiede, e questa cosa sicuramente vi piacerà tantissimo. Due numeri: se sono 4 mm di intersuola in più rispetto alla versione precedente, nella parte anteriore in realtà sono diventati ben 6, e quindi di conseguenza capirete benissimo che se appoggiate di avampiede questa scarpa è assolutamente per voi. Dal mio punto di vista questa è una protezione che amate infinitamente, soprattutto per quelle corse lente svolte il giorno successivo a una seduta di allenamento intenso, nelle quali ovviamente siamo sicuramente molto stanchi. E qui veniamo alla seconda ragione per amare questa scarpa. Questa gel Nimbus 25 è la Nimbus più confortevole e comoda mai provata finora, anche se l'aggettivo confortevole si associa solitamente al divano. La presenza, lo posso dire, di Fly Foam Blast Plus molto copiosa ha permesso alle mie corse di essere davvero molto comode, al punto tale che durante un allenamento svolto sulla pista di Varese, dove ovviamente il terreno è già comodo, mi sembrava di essere davvero troppo sul cuscino. E in effetti sarebbe per voi comodo, per me sicuramente illuminante, se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, saranno sicuramente molto copiose. Ho anche apprezzato il fatto che, rispetto alla versione precedente che conteneva il Flight Foam, questa versione l'ha sostituito con del materiale con un contenuto bio, cosa sicuramente molto apprezzata. E secondo l'azienda giapponese questa scarpa ha un contenuto di schiuma tra il 20 e il 30% più sostenibile rispetto alla competizione. Ma è chiaro che soltanto gli esperti di ecosostenibilità possono valutare questo claim, mentre io, podista amatore evoluto, non lo posso sicuramente fare. La certezza che però ho è che con questa scarpa si corre davvero in maniera veloce, nonostante sia flessibile. Secondo me si riesce a correre a ritmo maratona per molto a lungo, ma poi chiaramente questo dipende anche dall'esigenza del podista amatore che volesse acquistare questa scarpa. Ho anche apprezzato la presenza di una nuova versione di gel, chiamato in questo caso Pure Gel, che si vede chiaramente nella striscia arancione, quindi nella parte superiore. Secondo l'azienda giapponese questo gel ha il 65% di morbidezza in più rispetto a quello della versione precedente. E qui chiariamoci: secondo alcuni il gel rappresenta il passato, secondo altri rappresenta la continuazione della tradizione. Di fatto sicuramente questa tipologia di scarpa, grazie alla presenza di questo gel, vi consente in effetti una migliore ammortizzazione rispetto a una scarpa che il gel in effetti non ce l'abbia. Per inciso, anche la soletta Ortholite,
che si chiama X55, consente un'ulteriore ammortizzazione che di fatto rende la scarpa davvero comoda e tra l'altro interessante sapere che questa soletta è assolutamente estraibile e di conseguenza potrebbe essere utilizzata questa scarpa anche da tutti coloro i quali volessero utilizzare dei plantari personalizzati. Ovviamente non sono convinto di consigliarla, però comunque è una scelta possibile. Non so invece dire se ho amato, di fatto il termine più corretto sarebbe apprezzato, il battistrada, perché l'ho provato in diverse condizioni, con la pioggia, il fango, in Vallolona, anche in pista, e sicuramente noi podisti amatori non ci fermiamo in nessuna condizione. La parte posteriore in Arar Plus, che non è il filosofo israeliano ma è soltanto un acronimo per indicare una suola ad alta resistenza all'abrasione che di fatto secondo l'azienda giapponese è 3 volte superiore rispetto a quella standard. Come tutti sappiamo, noi podisti amatori tendiamo a strisciare soprattutto dopo il lungo di 30 km. Ad ogni modo, proprio perché la resistenza all'abrasione è superiore alla media, riuscirete sicuramente a portarla a correre più a lungo. Mentre nell'avampiede la densità della RAR è inferiore, di conseguenza questa cosa vi consente di correre più in spinta in avampiede e soprattutto di avere una maggiore propulsione, cosa che garantisce comunque una riduzione di peso a questa scarpa, che rispetto al modello precedente è assolutamente equivalente nonostante la presenza infinita di Flight Foam Blast Plus. La geometria della suola è completata dalla presenza di fori presenti praticamente su tutta la superficie e questa cosa vi consente di gestire al meglio i cambi di direzione. Non ho notato nessun problema durante queste giornate piovose e soprattutto nonostante il fatto che l'altezza del suolo sia tra virgolette molto importante. Ho apprezzato anche il cambiamento della tomaia, che nel modello precedente era in mesh ingegnerizzato, mentre in questo è tutto in knit. Sappiamo ovviamente che nella versione 24 solamente la linguetta era in questo materiale. Ci sono fondamentalmente 2 ragioni per ammirare questa scelta. In primo luogo è conosciuto il fatto che il knit sia comunque molto confortevole, ma anche ovviamente molto traspirante. Non ho avuto la possibilità, nonostante io sia andato a novembre, di testarla a Dubai, ma sicuramente questa scarpa vi consentirà di correre anche a 48 gradi. Ho anche apprezzato la doppia linguetta che consente di infilare e di sfilare la scarpa in maniera rapida e soprattutto indolore. Avevo già visto una scelta di design di questo tipo, se non ricordo male, da qualche competitor, ma in questo caso vale comunque il detto di Picasso, "Stealing with pride". Ho infine apprezzato gli elementi riflettenti nella parte posteriore. Sicuramente questo consente un'estrema visibilità serale. Non serve sicuramente se andate a correre in pista, ma se andate in strada, in questo momento con potenzialmente una limitata visibilità, questa cosa vi consente di essere visti. Inoltre il collarino esterno dà un tocco estetico premium e sicuramente molto apprezzato. Vi consentirà questa scarpa di essere utilizzata anche durante gli aperitivi. Ovviamente, sebbene io sia abbastanza allergico ai consigli, non la suggerisco a tutti coloro i quali fossero dei pronatori, proprio per il fatto che potrebbe questo collarino andare a influire sul vostro movimento del piede, quindi toccare in particolar modo la caviglia. Bonus point: la scarpa è davvero molto stabile nonostante i 41,5 mm di altezza dal suolo nel tallone. Questo grazie a 3 old tricks di ASICS. In primo luogo la conchiglia, sicuramente molto stabile ma al tempo stesso confortevole, al tempo stesso uno spazio nell'avampiede particolarmente importante, quindi una base parecchio solida, e infine, nonostante ci sia il knit, questa scarpa ha comunque un bloccaggio del piede particolarmente efficace, cosa che rende ovviamente la corsa molto stabile. Prima di raccontare quali sono le cose che secondo me sono abbastanza migliorabili, direi che questa scarpa è destinata a durare a lungo, secondo me almeno fino a 800 km, proprio grazie alla quantità infinita di Flight Foam Blast Plus, che è molto durevole e soprattutto mediato dal fatto che la scarpa utilizza questo Arar Plus nel battistrada, cosa che la suggerisce per tutti coloro i quali volessero davvero correre moltissimi chilometri. La scarpa sarà disponibile nei negozi online a partire dal 1 febbraio. Sappiate che suggerisco lo stesso numero, nonostante il knit sia comunque molto elastico, al tempo stesso riuscirete
ad avere un bloccaggio del piede abbastanza importante e di conseguenza non ho notato nessuna ragione né per comprare un mezzo numero in meno né mezzo numero in più. A chi è adatta? Sicuramente a tutti i podisti amatori evoluti e non, anche alle prime armi, perché questa scarpa durerà a lungo, ma la potreste utilizzare sia per lenti, sia per medi, sia addirittura correndo a ritmo maratona. L'ho utilizzata in pista per un medio di 13 km a ritmo maratona, al tempo stesso anche per un lungo questa mattina, di conseguenza secondo me la potreste proprio utilizzare per tutte le distanze e per tutti i ritmi. È una scarpa polivalente. A ritmi lenti è sicuramente comodissima, mentre a ritmi veloci è davvero molto protettiva. Sono riuscito questa settimana, non lo facevo non so da quanti mesi, a correre addirittura 177 km e sono convinto che sia anche merito delle Nimbus 25. La prima cosa che invece non ho amato è la linguetta racing. Io preferisco di gran lunga, ma forse perché sono tradizionale, quella delle Cumulus. Secondo me una linguetta paffuta è quello che serve in una scarpa di questo tipo. Paffuti è bello. Chiaramente questo non ha nessun impatto sull'allacciatura, il piede risulta comunque davvero ben bloccato. Se stringete troppo i vostri lacci potreste magari incontrare qualche problema sul collo del piede. Non ho nemmeno amato il fatto che la scanalatura nella parte centrale tenda a, se correte nei sentieri, a trattenere del fango e dei detriti, soprattutto in questo periodo invernale. In questo caso opterei sicuramente per un'altra scarpa, ma in casa ASIC ce ne sono tantissime. Il terzo aspetto, secondo me, negativo, legato comunque al mio utilizzo: per chi dovesse utilizzarla 7 giorni a settimana, questa scarpa tenderà a sporcarsi, soprattutto se la utilizzate nei sentieri, però chiaramente è tutta colpa del sottoscritto, sia nell'intersuola sia anche nella tomaia. D'altro canto, ovviamente, a un certo punto anche la scarpa va lavata. Infine, non so dire se sia un problema oppure no, ma mi avevano insegnato nel passato, ripeto, sono un Matusa, il fatto che ASICS avesse un differenziale diverso tra la versione maschile e quella femminile, ma nel caso della versione 25 è stato abbassato il differenziale per la versione femminile di 5 mm passando da 13 a 8, cosa che non so se sia fondamentalmente un problema. Chiederei a Francesca oppure a tutte le fashion che hanno ricevuto la scarpa e che la stanno testando in questi giorni. In conclusione, dovendo dare un voto a questa scarpa come se fossi un professore, ma in realtà io sono solamente un recensore e quindi il voto non lo do, direi che è davvero una scarpa fantastica, sicuramente molto comoda. Chiaramente dipende molto dall'appoggio che avete sul terreno, di conseguenza non è facile dire se vi troverete meglio con questa piuttosto che con un'altra. Sicuramente ha un comfort unico e se non preferissi come tipologia le scarpe da gara, direi che queste Gel Nimbus 25 rappresentano, dal mio punto di vista, una delle scarpe che utilizzerò per i miei allenamenti nei prossimi mesi. Tra fine novembre, dicembre e inizio gennaio si sono dimostrate davvero dei validi compagni d'avventura e di conseguenza, grazie alla loro versatilità, le porterò in tutte le trasferte perché comunque mi piacciono parecchio. Saranno disponibili, come ho già detto, il 1° febbraio, scrivetemi qua sotto nel caso in cui la vorreste comprare. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, quest'anno è l'anno del coniglio, quindi io vado a darvi da mangiare. Ciao, alla prossima!